voi vi chiedete perché vi sto presentando tutti questi metodi diversi? Beh, perché ci sono diversi che evidentemente ad ognuno dei metodi che vi sto presentando corrisponde nella sostanza un differente criterio di ottimo e quindi corrisponde un diverso insieme di parametri. Poi alla fine avrò più cose di parametri. Così per esempio quando scegliamo il nostro partner o la nostra partner, uno sceglie perché una ragazza è alta e carina, un'altra perché è intelligente e carina, magari che non va, un'altra perché si trovano, ragionano allo stesso modo. Così allo stesso modo abbiamo però esposto diversi criteri di ottimo. Ci sono tanti. Così anche nella matematica, che sembra che sia una cosa lontana da questi concetti, in realtà io applico diversi criteri di ottimo, solo che qui sono mediati da diversi tipi di funzione. Nel primo caso, il metodo dei momenti, c'era nascosto sotto un criterio di ottimizzazione. Nel metodo della massima verosimiglianza c'era nascosto un altro, e nel metodo dei minimi quadrati, che vi vado ad illustrare adesso, c'è un altro elemento. In questo caso vado a costruire una funzione che chiamo errore quadratico o scarto quadratico. E che cosa faccio? Beh, ho la mia quantità di cui ho i miei valori e mi vado a costruire la curva cumulativa empirica relativamente a quei valori. Una cosa che noi in questo momento non sappiamo fare né da un punto di vista concettuale né da un punto di vista pratico, ma poi andremo a vedere mano a mano, proprio facendo le operazioni, in che cosa consiste. A questa sottraiamo la funzione di probabilità, cioè la nostra curva di Gumbel, ma come vi ho detto prima, queste procedure sono del tutto generali. Se qui non avete la curva di Gumbel, il metodo rimane sempre quello. Vado a sostituire la mia curva di Gumbel, dove al posto delle variabili indipendenti ho sostituito la mia misura. E naturalmente sommo su tutte le misure. Qui elevo al quadrato perché l'errore può essere in positivo o in negativo. Poi impongo che l'errore quadratico sia minimo. Imporre che l'errore quadratico sia minimo, che cosa significa? Beh, l'errore quadratico è una funzione dei parametri, vado a derivare l'errore quadratico in funzione di A e B e ottengo due equazioni, due incognite. In questo caso, siccome la forma degli argomenti delle sommatorie sono funzioni non lineari e sono funzioni anche non sono neanche polinomiali, in questo caso sono trascendenti, otterrò un sistema non lineare di nuovo. Nel caso di Gumbel, qui al posto di SDF, a prescindere dal fatto che noi non sappiamo come si calcola in questo momento, ma ci arriveremo presto la prossima volta, l'SDF è un numero, ce l'abbiamo. Viceversa, la funzione di Gumbel, la distribuzione di Gumbel sostituita, in cui ho sostituito il valore x, la misura x con i, è una funzione dei parametri a e b. Questa la derivo e ottengo di conseguenza, usando la regola di funzione di funzione, eguaglio i due parametri, eguaglio le due equazioni differenziali a zero e ottengo i valori dei parametri A e B, come? Sempre con il solito metodo iterativo che vi avevo mostrato nel caso precedente della funzione di massa per la somiglianza. A questo punto, come ho mantenuto la promessa che ci avrei messo 2 minuti,
A questo punto noi abbiamo tre coppie di valori ottimi, uno che ho ottenuto dal metodo dei momenti, uno che ho ottenuto dal metodo della massima verosimiglianza e uno che ho ottenuto dal metodo dei minimi quadrati. Una coppia, due coppie, tre coppie, no? Uno. E dovrò scegliere una di queste tre coppie come il meglio del meglio, la fase finale dell'X factor della nostra ricerca dei valori ottimi dei parametri. E in questo caso, tra l'altro, il nome X factor non è inappropriato, nel senso che noi dovremmo definire un certo metodo, in questo caso non parametrico, per scegliere tra i tre sistemi. Comunque la prossima volta al laboratorio invece cominciamo a non ancora a vedere queste cose in pratica, però a preparare gli strumenti per andare a calcolare queste cose mano a mano sui vostri dati.